Il primo ospite parla di un tema che in questo momento ci preoccupa molto, cioè l'economia, perché ovviamente non sappiamo bene che cosa ci aspetterà e proveremo con lui a vederci un po' più chiaro. Lo facciamo con Luciano Canova, che è un economista, autore del podcast Favolosa Economia, in cui spiega l'economia attraverso le favole e le fiabe, e che è stato il nostro speaker nel 2016. Vediamo se c'è in collegamento. Sì, buongiorno, ciao Ecco, Nicole, buongiorno. benvenuto. Benvenuto Grazie, Luciano buongiorno a tutti. a fare quattro chiacchiere con Luciano Canova c'è Mario. Vediamo se anche lui. Perfetto. Ci sono, ciao Eccoci Mario. Ciao Luciano. Benissimo. Io vi lascio chiacchierare e ci vediamo dopo. Grazie mille, ciao. Grazie, grazie Nicole, ciao Luciano in questo nuovo ambito. Ci siamo visti qualche anno fa appunto sul palco al Teatro Olimpico di Vicenza, è stata evidentemente un'esperienza diversa. Iniziamo subito con le domande, con le chiacchierate, direi, dato che in questo format vogliamo essere abbastanza efficienti nel proporre dei temi al nostro pubblico. 4 anni fa ci hai portato sul palco uno spunto che ha fatto riflettere molto la nostra audience, probabilmente uno spunto che nel tuo ambito di studi economici se ne discute da un po', ma non arriva al grande pubblico che tende a informarsi evidentemente attraverso i media che arrivano a noi. Ovvero ci hai fatto riflettere come il concetto di benessere e quindi di felicità degli individui possa non essere perfettamente misurato da quelli che sono le misure standard, le metriche standard che si utilizzano in economia. Avevi citato anche il celebre Paul Samuelson in riferimento al fatto che se un professore sposa una cuoca, il PIL ne risente perché la cuoca non verrà più pagata, ma il benessere del professore cresce perché avrà coronato il suo sogno d'amore, che è uno dei Certo. paradossi. Avevi descritto come solo fino a un certo punto l'aumento del PIL e quindi della ricchezza pro capite possa copiare un aumento del benessere. Anche per riflettere sul fatto che cercare solamente un aumento del PIL dal punto di vista dell'economia di un paese possa essere una politica miope, tanto più che una crescita perenne evidentemente potrebbe non essere sostenibile dal nostro pianeta. Ma tutto quello del quale ci hai fatto riflettere, è vero anche con un PIL che può crollare del 20%? Perché questi sono gli scenari dei quali ci troviamo ad avere a che fare in questo momento. Come riusciremmo a correlare un'economia che passa attraverso uno shock così grande con la tutela del benessere che dovrebbe essere il fine ultimo? Lascio a te qualche Grazie commento. per la domanda. Beh, allora, secondo me questo è un momento più di altri che mostra quanto sia complesso e la parola complessità va molto di moda, ma è decisamente forse la cosa che è stata più sottovalutata negli ultimi anni. Perché quello che poi dicevo nello speech di qualche anno fa a Vicenza, non è che il reddito non è importante per il benessere, quanto il fatto che esista una relazione non lineare tra reddito e felicità. E quindi significa che appunto la visione deve essere necessariamente più complessa. Vengo subito alla prima domanda perché penso sarà, come dire, di interesse per tutti quelli che ci stanno ascoltando. In realtà il reddito è una componente fondamentale del benessere e con un crollo del 20% stiamo decisamente dentro la parte in cui il reddito è particolarmente importante perché tante persone perderanno il lavoro, perderanno di fatto i mezzi con cui riescono poi a sostentarsi e ad avere accesso non solo a beni materiali, ma ad altro, perché poi il reddito non è un fine, ma un mezzo che poi serve anche per riuscire ad acquistare salute, istruzione. Quindi di fatto c'è una parte di reddito che è fondamentale e quindi siamo dentro proprio quella situazione lì. Dico subito che gli Stati Uniti hanno adottato questo piano da 2 trilioni di dollari, che prevede l'accreditamento sui conti correnti delle famiglie americane fino a 1.200 dollari, proprio fino al limite di 75.000 dollari di reddito, che di fatto, se vi ricordate lo speech di Vicenza, era un po' quel numero un po' magico, che in realtà non è magico perché arrivava da stime proprio su uno studio americano, che mostra una particolare non linearità. Cioè, a partire da quel numero, il rapporto tra reddito e felicità diventa meno lineare. Quindi diciamo che forse
questa crisi sta mostrando quanto una immagine composita del benessere sia fondamentale. Mi piace sempre usare l'immagine del fiore con tanti petali, di cui probabilmente il reddito è in realtà un gambo, poi ce ne sono altri, ma magari ne parliamo dopo durante la chiacchierata. C'è un progetto in particolare dell'ONU che secondo me è particolarmente rilevante. Perfetto. Beh, questo ci porta diretti a un'altra domanda. Cioè, siamo tutti consapevoli di essere di fronte a uno scenario senza precedenti che è stato, assolutamente. Che è stato anticipato in realtà forse più nei film di fantascienza per certi versi, con qualche eccezione, alludo alla fondazione di Bill Gates. C'è cioè un interessante talk di Bill Gates di qualche anno fa, 2015. cioè del 2015, esatto, nel quale anticipa quello che è accaduto. Leggiamo tutti noi che ci informiamo scenari completamente diversi, sono tutti concordi nell'anticipare grandi cambiamenti. C'è chi suggerisce però una restaurazione dell'economia così come noi la conosciamo, quindi molto globalizzata, molto aperta, cercando di rimuovere i limiti intrinseci in alcuni paesi come il nostro. Ci sono altri scenari che invece prevedono, a seguito di questo grande reset, la possibilità di focalizzarci su un'economia forse più attente ai consumi, più ecosostenibile, più verde, meno globalizzata, più attente ai bisogni delle persone. Facciamo un gioco, immaginiamo che tu abbia la bacchetta magica e tu abbia la possibilità di influenzare le decisioni che verranno prese per facilitare in un senso o nell'altro questa ripartenza. Quale sarebbe la tua ricetta? Bello, se divento capo del mondo è un Sì, esercizio che esatto, la domanda è quella, no? mi è sempre piaciuto. Allora, devo fare una premessa però, perché appunto al di là dello speech di Bill Gates, in queste settimane, immagino lo avranno fatto tanti, si è parlato molto del libro Spillover di David Quammen, che ho letto, e per me la cosa più interessante era scoprire che il libro è del 2012, quindi 8 anni fa un giornalista di National Geographic parlava del rischio pandemico come di uno dei rischi più gravi che correva l'umanità. E quindi si parla sempre in economia, nelle scienze sociali, di un'immagine utilizzata di cigno nero, quando qualche cosa di imprevedibile arriva e devasta le nostre vite o le modifica radicalmente. In realtà c'è l'immagine, tra l'altro uso una mia amica collega Stefania Migliavacca, mi piace un sacco, che più che cigno nero ci sono dei rinoceronti grigi che in realtà stavano partendo da un sacco di tempo e che probabilmente forse la catastrofe spinge l'uomo a modificare, ma erano cose abbastanza ovvie. Quindi cosa voglio dire rispetto a che cosa ci aspetta dopo? Secondo me c'è un'economia che aveva di fronte delle sfide molto chiare e anche delle soluzioni in qualche modo molto chiare che in qualche modo tardavano a realizzarsi. Una l'hai citata, la digitalizzazione. Appunto, mi aspetto che l'Italia, ma anche altri paesi che magari presentavano un gap, facciano pace con il digitale. Queste settimane, questi mesi lo hanno mostrato in modo molto chiaro. Ciò che era ovvio è diventato necessario. Ricordo a chi ci ascolta che dopo la crisi del 2008, molte delle aziende di cui oggi stiamo facendo utilizzo attraverso le piattaforme social sono decollate. Quindi la crisi è sempre anche un'occasione per, come dire, una distruzione creatrice, come direbbe Schumpeter, in cui nuovi attori entrano e modificano il contesto. Appunto, WhatsApp, Facebook sono di fatto decollati a partire appunto dalla grande recessione. Quindi la digitalizzazione la trovo assolutamente come un qualcosa di cui fare tesoro e che tra l'altro va di pari passo con una parola che è sempre sulla bocca di tutti dell'agenda e politica italiana, semplificazione, cioè questo è il tempo in cui veramente ci aspettiamo che magari si sburocratizzi un po' la procedura. Sono riforme a costo zero che la tecnologia ha reso chiarissimo possono essere appunto risolte in tempi brevi. Secondo punto, quello che giustamente dicevi della sostenibilità e quindi dell'ambiente, la sfida del cambiamento climatico, del global warming era lì e non aveva molta urgenza, diciamo così. Adesso forse non è che è stata messa da parte, è lì, è un altro rinoceronte grigio che probabilmente forse è il caso di cominciare a prendere in considerazione. Il Green New Deal di cui si parlava a fine febbraio, che era un po' accolto con qualche titubanza, credo che queste settimane di accelerazione anche nei processi decisionali dell'Unione Europea che stiamo vedendo possano essere veramente un buon gancio per far partire investimenti
in quello che già c'era, ripeto, economia circolare, appunto la mitigazione e l'adattamento al global warming, sono veramente delle sfide che noi dobbiamo vincere. Mi aspetto che il mondo vada in quella direzione. Rispetto invece all'economia meno globale, io non sono un grande fan della localizzazione, laddove la considero un po' come una perdita di quello che però è ricchezza, cioè la contaminazione come diversità. Io penso che gli esseri umani nascano comunque per muoversi. È vero che lo devono fare interagendo con l'ambiente di cui sono parte, e forse questo lo abbiamo un po' dimenticato nel corso del tempo, però si vedono sempre le immagini di del naviglio dove cominciano ad arrivare i cigni, ci sono un sacco di video di mufloni che invadono i paesi di campagna delle nostre province, bellissimo, manca l'essere umano, non dimentichiamoci che l'essere umano è parte dell'ambiente, insomma quello è fondamentale. Assolutamente. E mentre parlavi mi è venuta in mente una domanda da chiederti. Hai paragonato alla crisi del 2008, quella crisi lì aveva dei motivi completamente diversi, si era inceppata la macchina della liquidità e era collassato il sistema che garantiva la liquidità così come noi la conoscevamo in quel sistema. La crisi attuale evidentemente ha una direttrice completamente diversa, una direttrice tecnica. Peraltro anche la soluzione diventa tecnica, perché i laboratori di tutto il mondo stanno cercando un vaccino, di certo non hanno problemi di fondi in questo momento, è proprio puramente limitato dal sapere umano. Ritieni che queste due diverse cause porteranno a esiti diversi nell'uscita della crisi, o ci saranno dei punti in comune come hai detto prima? Allora, me lo auguro, perché hai detto benissimo che sono crisi originate da cause diverse, dopodiché i numeri di questa crisi sono senza precedenti, quindi me lo auguro, perché faccio solo riferimento all'Italia. L'Italia 10 anni fa vide un crollo del PIL del 5,2%, oggi stiamo parlando di stime che vanno dal 9% a oltre, quindi stiamo parlando di un effetto quasi doppio, per cui lì è partita la grande diatriba degli economisti: ma sarà una crisi a V, cioè con un crollo verticale e una ripresa verticale, o invece una crisi con più lentezza nel riprendersi? Beh, dipende da quanto la domanda si riprenderà rapidamente e da quanto però quello che abbiamo appena detto diventerà urgenza delle agende politiche. Cioè credo che comunque il senso di repulisti che arriva da questo tipo di situazioni evidenzi molto di più le urgenze, le necessità, le priorità di agenda, e possa davvero accelerare gli investimenti. Comunque il Green New Deal, si parlava di €1 trilione in 10 anni. Probabilmente questo €1 trilione di investimenti può essere anche ridotto. Abbiamo visto in queste settimane piani pluriennali ricomporsi nel giro di settimane, intere aziende con migliaia di dipendenti convertire il 90% della propria forza lavoro in modalità smart con uno schiocco di dita. Quindi penso che se c'è un qualcosa di positivo in questa crisi è poter accelerare processi che erano già in corso, e lo speriamo tutti, perché da lì dipende poi l'esito e la velocità di ripresa del sistema. Certamente, e senza voler entrare in considerazioni politiche che non attengono assolutamente alla nostra piattaforma, evidentemente le decisioni politiche passano anche da una certa competenza nel poterle prendere, ed è altrettanto indubitevole che la politica occidentale avesse, e non faccio riferimento ad alcun paese in particolare, preso una direzione più attenta al consenso che non al buon governo. Evidentemente possiamo solo auspicare che non sia così, ma di fronte a questa grandissima ripartenza abbiamo l'opportunità di prendere le decisioni giuste. Accadrà, secondo te, in considerazione di quello che è lo scenario dei decision maker che vediamo nel mondo occidentale? Beh, allora, io comincerei a guardare una cosa molto positiva. A fine febbraio l'Unione Europea aveva di fatto chiuso riunione dell'Euroconsiglio con un fallimento nell'approvazione del bilancio europeo di fine febbraio, che era pochissimo ambizioso, molto tradizionale, con tanti sussidi all'agricoltura. Nel giro di poche settimane, con l'emergere e lo scoppiare della crisi Covid, grazie alla presidente von der Leyen, in realtà adesso si sta parlando di un'accelerazione nell'approvazione, nella definizione, nell'allargamento dei confini del bilancio europeo, ben oltre i numeri di cui si parlava a febbraio, e con competenze molto maggiori. Cioè l'Europa nel giro di pochissime settimane, e questo è un fatto, ha fatto cose che non ha fatto nei 10 anni precedenti, spinta ovviamente dall'emergenza e dalla necessità.
e ha fatto cose nella direzione che tutti ci auspichiamo, cioè della creazione di una casa comune. Questo va riconosciuto, pur nella complessità del processo decisionale sono stati fatti avanti, passi avanti enormi. Quindi questo mi fa ben sperare. È vero che i politici tutti hanno spesso davanti un ciclo temporale molto breve e quindi sono capaci di vedere molto bene il breve termine, a proposito di consenso, molto poco il lungo. Una crisi come questa appiattisce i tempi, cioè rende il lungo termine a breve termine. Quindi cogliamo questa finestra di occasione per far sì che vediamo molto chiaramente adesso quali sono le sfide. Nel momento in cui si ritornerà a una normalità, perché si ritornerà a una normalità, facciamone tesoro e andiamo avanti in quella direzione. Io voglio rimanere ottimista da questo punto di vista. Allora, perfetto, cioè, bello condividere questi sentimenti. Ci chiede Gianluca Beltrando: buongiorno e grazie, come livello di comportamenti individuali potremmo nel breve influenzare i processi decisionali a livello politico e nuovi orientamenti produttivi più sostenibili ed attenti al benessere sociale e relazionale? Però domanda bellissima molto domanda e bella, esatto. È una bellissima domanda, devo dire, con una risposta concreta che ci arriva da queste settimane. Concreta, spero sia considerata concreta, perché per me lo è assolutamente. Una delle crisi maggiori che io sto vedendo nel nostro paese e che è confermata dai dati, poi magari torno veramente a parlare del World Happiness Report, è una crisi di fiducia. Cioè, a livello di cittadinanza manca veramente fiducia nelle istituzioni a qualunque livello, e lo vediamo nei conflitti tra regioni, comuni, Stato. Fiducia dei cittadini, fiducia nella comunità. Il capitale sociale in economia, di questo stiamo parlando, è un elemento intrinseco del benessere delle persone. E parliamo allora di Unione Europea. Fiducia nelle istituzioni europee e fiducia tra paesi che fanno parte delle stesse istituzioni. Sia ben chiaro, senza riferimenti politici, vuol dire che ovviamente i paesi del nord Europa, tipicamente più solidi da un punto di vista di finanza pubblica, devono avere fiducia nelle capacità, diciamo, dei paesi del sud Europa di uniformarsi a questo tipo di politiche, ma vale anche all'incontrario il fatto che i paesi del sud Europa devono fidarsi, nel momento in cui entrano in una casa comune, che le regole valgano per tutti. Ora, io credo che a livello individuale dobbiamo continuare a comportarci come abbiamo fatto in questi mesi ormai di lockdown, perché i dati del Viminale mostrano una grande disciplina dei cittadini italiani nel rispettare le regole, al di là delle eccezioni che è quelle che vediamo perché fanno notizia, ma in realtà la disciplina c'è stata, e mostrare fiducia, perché senza capitale sociale, senza questa forma di assicurazione sociale che deriva dal fare tessuto, non si va da nessuna parte. E perché i paesi del nord Europa sono sempre così? Adesso si sta riparlando del modello Svezia, ma in generale dei paesi scandinavi. Perché sono così più bravi di altri a fare cuscinetto nei momenti di crisi? Proprio perché il livello di fiducia all'interno della comunità è un asset molto importante che costituisce un cuscinetto. E tra l'altro ci sono molti studi che mostrano che questa cosa deriva lì dal clima, perché in società agricole di tanti secoli fa, dove il clima era ostile e rendeva i raccolti vulnerabili, l'assicurazione sociale era la strategia più efficiente, la cooperazione era la strategia più efficiente per far fronte a cosa? A situazioni come quelle che stiamo vivendo, di crisi, di difficoltà, mettere insieme le risorse per assicurarsi contro il rischio. Quindi quello però richiede un elemento di fiducia nell'idea di cittadinanza, che forse è la cosa su cui lavorerei di più a questo livello. Primo aspetto. Secondo aspetto, se posso, è legato al primo, un po' di educazione scientifica. Siamo invasi e bombardati da informazioni. Si parla non a caso di infodemia di questi tempi. Cerchiamo il più possibile, proprio perché ormai il mezzo digitale è lo strumento con cui noi condividiamo le informazioni, cerchiamo di verificare le fonti delle informazioni prima di condividerle. Quella è responsabilità nostra, non solo di chi produce il contenuto, perché quella cosa lì è fondamentale per generare una comunicazione che sia trasparente, limpida e che agevoli quel processo di fiducia. Quindi a livello micro direi stare molto attenti, particolarmente in questi giorni, a ciò che si condivide sui social un livello di fiducia personale nei confronti del sistema, paese, comunità, che deve essere veramente l'asset su cui far ripartire tutto. Sì,
Beh, assolutamente interessante, grazie per aver condiviso questo pensiero. Anche probabilmente una riflessione sulla capacità di cambiamento di ognuno di noi. Cito un piccolo esempio misurabile. Si leggeva un paio di settimane fa che il Comune di Milano stava utilizzando questa particolare occasione di lockdown di traffico per fare 150 km nuovi di piste Di ciclabili. piste ciclabili. Evidentemente questo ha un riflesso sull'economia dei trasporti di quella città e sul benessere di noi cittadini. Certo, se quando riapriamo tutti noi ci lamentiamo del fatto di dover andare a lavoro in bicicletta quando piove, Hai fatto un poca ottimo strada di fatto. esempio. Hai fatto un ottimo esempio che tra l'altro si collega alle domande di prima, cioè concretamente alcuni investimenti che erano lenti stanno diventando velocissimi. Però questo ci consente anche di dire un'altra bella proprietà degli esseri umani, un vantaggio evolutivo di specie, qualcuno dice in biologia evolutiva, l'adattamento. Gli esseri umani sanno adattarsi al contesto, come praticamente quasi nessun'altra creatura. Questo ci deve fare avere speranza nei confronti del dopo Covid, perché adesso siamo immersi nell'incertezza, ma gli esseri umani si adattano. Vedevo nelle scorse settimane circolare delle immagini che alcuni commentavano negativamente, le scuole cinesi dove ci sono questi bambini con le barriere di plexiglass e che fanno la loro lezione con la mascherina. Io la trovavo un'immagine comunque, devo dire, anche in un certo senso rassicurante, al di là della differenza di contesto, io volevo vederci il fatto che in realtà i bambini, le maestre, tornano nel contesto e si adattano a una nuova modalità di azione, ma in realtà riescono perfettamente a costruire una nuova modalità di relazione all'interno del nuovo contesto. Questo è, secondo me, una caratteristica degli esseri umani bellissima, che ci deve far sperare, nel fatto che noi siamo in grado di progettare un futuro con nuovi dati di partenza. Perfetto. Un'ulteriore domanda che forse è più attinente a quello che è il tuo campo di studi. Discutiamo, vediamo come ogni paese, al netto di una collaborazione che ci deve essere, poi avrà le sue ricette individuali di sostegno alle singole economie. Però vi è un tema di standardizzazione della possibilità di misurare i risultati di queste economie in maniera trasversale, in maniera sistematica, e la sistematicità ovviamente garantisce l'equità di giudizio. Il sistema attualmente in uso, se applicato per, che ne so, Capo Verde, probabilmente ci restituirà un paese molto povero e quindi molto infelice, cosa che non coincide con la nostra esperienza andando a visitare Capo Verde, dico per dire. E nelle chiacchierate che abbiamo fatto ci raccontavi come in realtà già da anni si sta parlando di mettere mano a questo sistema di indicatori che possa contemplare il benessere umano con più precisione rispetto al puro benessere economico di un paese. Se ci puoi fare qualche commento sullo stato dei lavori e sulle opportunità che abbiamo di poter utilizzare queste discussioni che sono in corso da tempo come un nuovo criterio per misurare la ripartenza in maniera trasversale. Assolutamente. Allora, in realtà appunto è una letteratura che non è così giovane, cioè quella della multidimensionalità del benessere, a proposito della complessità che citavo prima, è un tema di ricerca nelle scienze sociali di decenni ormai e ci sono tanti indicatori complementari o alternativi al prodotto interno lordo, che sono già disponibili e molto spesso utilizzati da governi. Dico solo un esempio che spessissimo non si sa. L'Italia stessa ha recepito ormai a livello governativo, e ogni governo conferma ormai da 3 anni a questa parte nelle sue finanziarie, un sistema di contabilità nazionale che va oltre il prodotto interno lordo, perché c'è il progetto Benessere Equo e Sostenibile, però che consiste in una batteria di dimensioni di indicatori su più dimensioni del benessere, non più sintetizzate attraverso il solo reddito. Il reddito è solo una di queste dimensioni, poi ce ne sono altre 11 e altri indicatori. La contabilità nazionale italiana già tiene conto di questi indicatori, per ora solo a livello di alcune dimensioni come la dispersione scolastica, l'inquinamento, oltre al reddito, ma vuol dire che le politiche italiane seguono diversi obiettivi, non soltanto quello monetario, e la disuguaglianza sul reddito. Quindi questo per dire che in realtà molto spesso la politica è già abbastanza avanti rispetto a quanto poi l'opinione pubblica sa di quello che sta avvenendo. Cito un progetto che cui tengo particolarmente perché lo trovo alto a livello di ambizione, che è il World Happiness Report dell'ONU. Il 20 marzo di ogni anno è la giornata internazionale della felicità.
lo è stata anche quest'anno, se ne è parlato pochissimo di questo report, e ogni anno quel giorno esce il report dell'ONU dedicato proprio al monitoraggio della felicità in più di 150 paesi del mondo, a proposito di standardizzazione e sistematicità. Quindi si usano dati della Gallup, che sono interviste telefoniche fatte a campioni rappresentativi della popolazione, in cui viene chiesto alle persone quanto si sentono felici, sono domande validate scientificamente, e poi soprattutto, più che fare la classifica dei paesi più felici, che è quella che tipicamente trova spazio sui giornali, si cerca di capire che cosa correla a livello di esseri umani con la risposta data rispetto alla felicità. Quali sono le determinanti più importanti di quella che è considerata una percezione di felicità? E vengono fuori, a proposito di petali, 6 petali. Reddito e salute, che non mancano mai. Quindi reddito e salute sono 2 componenti fondamentali dello stare bene. Accanto ad essa ci sono però 4 altre componenti che spesso non si considerano. Una è la percezione di libertà, cioè quanto una persona si sente libera di portare avanti il progetto di vita che intende realizzare. Pensate anche alle discussioni nate in questi giorni di lockdown, quanto forse ci stiamo rendendo conto di cosa significhi essere liberi. Sono nate 1000 discussioni rispetto alla privacy, rispetto alla possibilità, alla libertà di muoversi. La percezione di libertà è una componente fondamentale dello stare bene. La generosità, molti studi sperimentali mostrano che gli esseri umani sono significativamente più felici quando spendono denaro per gli altri, perché trovano significato nel donare, che non significa che sono più infelici quando spendono per sé. È un'esperienza neutra, diciamo così, non c'è simmetria. Significa però che quando spendiamo per gli altri, facciamo qualcosa per gli altri, ci sentiamo utili e significativamente più felici per quel motivo lì. Poi c'è l'assenza di corruzione, quanto ritengo che le regole del gioco valgano per tutti nella comunità in cui vivo, e l'ho tenuta per ultima perché ne ho già parlato, la fiducia, quanto è forte la rete, il supporto sociale cui posso fare affidamento nel momento in cui si manifesta una difficoltà. Tutte queste 6 componenti insieme concorrono a fare di una persona felice, di un paese felice. Grazie, grazie mille. Luciano, bellissima chiacchierata, arriviamo verso la fine e ti faremo l'ultima domanda che siamo preparati un po' per tutti, che è un po' chiamata e un po' personale. Di questi 2 mesi di lockdown, che sono stati lockdown evidentemente per tutti, quindi anche per te, che cosa ti porti nella valigia per il nuovo viaggio? Un oggetto, un'esperienza, una battuta, un qualcosa di nuovo che hai imparato? Dici. Allora, una cosa è stupida, ma me la devo portare perché ci ho messo tantissimo. Il modello Lego di Stranger Things, che è stata la cosa più difficile che ho portato. E quindi me lo porto dietro perché ci sono attaccatissimo. E poi mi porto la connessione, che è non soltanto la connessione digitale, ma l'empatia digitale, l'umanità aumentata di queste settimane. Io come docente ho vissuto con i miei studenti un rafforzamento delle relazioni umane che è stato possibile paradossalmente grazie alla tecnologia. Quindi io questa cosa me la voglio portare dietro, perché prima si guardava la tecnologia con sospetto, come un dissuasore di relazioni, e invece per me l'apprendimento più importante è proprio che invece è un rafforzatore di relazioni. Quindi mi porto dietro questo, la connessione umana. Perfetto. Ci sono dei ringraziamenti di Susanna Martucci. Niente proprio di meno. Insomma, del resto la connessione fu aperta in quel caso. Certamente. Luciano, ti ringraziamo moltissimo per questa chiacchierata che è stata assolutamente molto, molto interessante. Nicole, c'è altro che vuoi aggiungere? No, grazie mille davvero, perché sono esaltatissima. Grazie Nicole. Sappiamo che Luciano è bravissimo, però non è sempre semplice spiegare certe cose così complesse con questa semplicità e poi anche con questa passione, no? E quindi è davvero prezioso. Grazie mille Luciano. Grazie Nicole e buonissimo altro binario a tutti. Io vi seguirò adesso da remoto. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie anche a Mario, che sei stato un super intervistatore.